Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Giugissima. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia e questo è il mio canale dedicato allo studio, alla crescita personale e alla produttività. Ogni giovedì pubblico un video con consigli di crescita personale tratti da libri che ho letto, articoli oppure esperienze personali. Ed i video del giovedì si chiameranno d'ora in poi Vessays e vi spiegherò cosa significa alla fine del video, quindi guardate fino alla fine. Mentre ogni domenica vi mostro come metto in pratica i miei stessi consigli e quello che imparo dalla mia esperienza in un blog. Oggi affrontiamo un argomento un po' spinoso, che è quello di come superare i fallimenti, inclusi gli esami andati male. Visto che molti di voi sono studenti, vi farò qualche esempio relativo agli esami non superati o ai quali si è preso un voto basso, ma in realtà questo discorso vale per qualunque tipo di insuccesso. Sembra scontato dire che il fallimento fa male ed è sempre accompagnato da sentimenti negativi, da insicurezze, da ansie per il futuro e che sembri davvero la fine del mondo. E ciò accade in modo più o meno accentuato a seconda del tipo di fallimento, di insuccesso, ma anche a seconda del nostro carattere, proprio perché non tutti reagiamo esattamente allo stesso modo. Vi dico fin da subito che non voglio illudervi e non esiste una formula magica che permetta di superare il fallimento, di sentirsi meglio immediatamente in un batter d'occhio. Invece, in questo video condivido degli spunti di riflessione basati su alcune letture che ho fatto e sulla mia esperienza, che spero vi possano aiutare ad uscire, a trovare la via d'uscita dal buco nero della negatività, trovare la strada, il percorso per risalire dal buco nero oscuro e rivedere il cielo sereno. È un percorso di crescita personale e, come ho già detto tante volte, richiede impegno, ma se esso viene portato avanti con costanza conduce certamente ad una vita più serena. Io non posso trovare la strada per voi, però posso provare ad offrirvi qualche spunto per identificarla da soli, per migliorarvi e per sentirvi meglio. Prima di iniziare vi segnalo un libro che ho appena finito di leggere, che forse potrebbe esservi utile, ed è The Subtle Art of Not Giving a F di Mark Manson, che esiste anche in italiano col titolo irriverente di La sottile arte di fare quello che ci puntini puntini ti pare. Vi lascio il link come sempre nella description box. Questo libro in realtà è un libro parecchio breve, sono solo circa 200 pagine, e contiene considerazioni pratiche ed esempi che fanno capire effettivamente un po' la dinamica sociale e interna anche al nostro cervello. Non è un libro particolarmente profondo, ma offre comunque alcuni spunti che secondo me vale la pena di considerare. Diciamo che spiega in modo semplice da cosa derivano alcuni dei nostri patemi d'animo, alcune delle nostre sofferenze interiori, senza essere troppo pesante e anche molto divertente a tratti, quindi vi consiglio di leggerlo se volete esplorare un po' di più questo mondo. Non è un libro di filosofia profonda, molto breve, come ho detto 200 pagine, quindi si legge in poche ore, ma fa riflettere, offre alcuni spunti che possono in un certo senso migliorarci la giornata e farci vivere meglio. È comunque un libro piuttosto famoso. Se volete andare oltre i libri famosi, mainstream e un po' più leggeri, e volete addentrarvi in maniera più profonda nel discorso, vi consiglio quest'altro libro. Anche questo l'ho riletto di recente, l'avevo già letto l'anno scorso, ed è Freedom from the Known di Krishnamurti, che peraltro esiste anche in italiano ed è scaricabile gratuitamente in PDF, se c'è ancora vi lascio il link nella description box. Questo libro ha considerazioni molto più profonde, va a toccare i punti più dolorosi del nostro io e ci aiuta veramente a crescere, proprio perché provoca un po' di dolore che aiuta a crescere, ma di questo vi parlerò un pochino più avanti nel video. Ma passiamo ora al succo vero e proprio del video e parliamo del concetto di fallimento e di come superare il malessere che esso porta con sé. La prima cosa della quale voglio parlare è che il fallimento sembra essere la fine del mondo proprio perché non siamo abituati a parlarne. Tutto quello che vediamo di continuo, specialmente se utilizziamo parecchio i social, sono i successi delle altre persone e non vediamo mai i loro fallimenti. E questo ci porta a coltivare l'idea che il nostro mondo in realtà è un mondo di successi e che non sia accettabile parlare dei propri fallimenti, che non ci sia spazio per essi, proprio perché ci sembra che la normalità sia avere successo, perché questo è quello che vediamo. Tuttavia possiamo facilmente immaginare che dietro ad ogni successo in realtà c'è una lunga lista di fallimenti che però non vengono messi in mostra. Quindi il mio primo spunto di riflessione è proprio questo,
e si coniuga nell'idea di provare a parlare un po' di più dei propri insuccessi, dei propri fallimenti, di non vergognarsene e di condividerli con le altre persone. Infatti, se più e più persone iniziano a parlare dei propri fallimenti senza nasconderli, i fallimenti man mano cessano di essere un tabù. Non sto dicendo che dobbiamo mettere i nostri fallimenti tutti in bella mostra su Instagram, anche se credo che sarebbe un esperimento interessante da fare. Dico solo che parlando con altre persone si può eliminare il tabù del fallimento e si possono anche ricevere buoni consigli, aiuto e conforto. Questo significa appunto anche poter contare sull'aiuto degli altri quando si è in difficoltà e non doversi basare esclusivamente sulle proprie forze. Chiedere aiuto, infatti, secondo me è una forma di maturità, perché significa ammettere che il livello attuale al quale siamo non è sufficiente per superare una determinata prova e che quindi abbiamo bisogno del contributo di qualcun altro. Il secondo spunto di riflessione riguarda una caratteristica molto interessante di noi esseri umani, che è la seguente. Quando accade un fatto, un evento, noi esseri umani siamo certamente in grado di formulare un pensiero che ha ad oggetto quell'evento, ma siamo anche in grado di andare oltre. Possiamo cioè formulare pensieri che hanno ad oggetto i nostri pensieri, che hanno ad oggetto a loro volta il fatto, ed altri pensieri che hanno ad oggetto i pensieri precedenti. Questa caratteristica ci rende davvero intelligenti, ci rende capaci di ragionamenti astratti, ma ci rende anche molto infelici, perché un semplice fatto, un evento che dovrebbe essere considerato come tale, in realtà diventa l'epicentro di un enorme terremoto di pensieri che ci fa letteralmente crollare il mondo addosso. Ma ora proviamo a spiegarci meglio e a mettere ordine. Qui abbiamo un fatto, un evento, il fatto di non aver passato l'esame, ed è un accadimento nel mondo reale e nulla di più. Poi abbiamo qui un pensiero che ha ad oggetto quel fatto. E il pensiero dice, o forse pensa, che il fatto di non aver passato l'esame è un fatto negativo, un fallimento. E poi abbiamo un altro pensiero che ha ad oggetto il pensiero precedente. E questo ulteriore pensiero dice, il pensiero negativo di non aver passato l'esame, di aver fallito, mi fa stare male. E poi avremo un altro pensiero che costruirà e teorizzerà ancora di più su quell'infelicità. E così via per molti altri pensieri. Si comprende bene la necessità di fermare questa reazione a catena. Il fatto è qualcosa che non possiamo cambiare perché fa parte del passato. Dall'altro lato abbiamo il pensiero sul primo pensiero e tutti i pensieri successivi. Essi devono essere individuati ed eliminati perché più li seguiamo e più ci allontaniamo dal fatto concreto e più perdiamo lucidità. Fatto ciò, ciò su cui dobbiamo provare ad agire è il pensiero sul fatto, quindi il primo pensiero. Questo pensiero dice appunto che il fatto di non aver passato l'esame è un fatto negativo. A questo punto sembra chiaro quello che dobbiamo fare, dobbiamo trasformare questo pensiero negativo in un pensiero positivo. Per fare ciò dobbiamo semplicemente accettare il fatto di non aver passato l'esame e andare avanti. Andare avanti non significa essere indifferenti, ma significa essere a proprio agio con una realtà che è diversa dalle aspettative. E la crescita personale sta proprio qui. Che ci crediamo o no, anche se è difficile, fare ciò è il nostro potere, perché siamo noi alla fine a decidere a cosa dare e a cosa non dare importanza. E noi dobbiamo scegliere di dare importanza al fatto negativo per ricavare degli elementi che ci possono aiutare a migliorarci nel futuro e quindi a trasformare il fallimento in qualcosa di positivo. Ricordiamoci sempre quindi che è tutto nella nostra mente, solo l'evento, il fallimento è reale, tutto il resto è una nostra costruzione mentale e con un po' di impegno siamo in grado di cambiarla. Il terzo spunto che voglio darvi è molto legato al secondo e consiste in un vero e proprio piano d'azione. Dobbiamo cioè esaminare il nostro evento fallimento e capire concretamente cosa è andato storto. Se si tratta di un esame, ad esempio, dobbiamo capire qual è stato il problema, se non avevamo studiato abbastanza, se abbiamo usato male il tempo durante la prova, se non abbiamo dato abbastanza importanza alle lezioni, oppure magari se eravamo in ansia. Dopo aver svolto questo esame, occorre pianificare le nostre attività future sulla base dei nostri errori, per capire che cosa cambiare. In questo modo, il nostro fallimento precedente non sarà stato vano, perché avremo imparato dai nostri errori e avremo trasformato un evento negativo, un fallimento, in un evento positivo, cioè un evento che ci ha insegnato qualcosa. Come ho detto prima, questo passaggio può anche richiedere
chiedere aiuto ad altri, magari altri studenti, professori oppure semplicemente amici. Proprio quell'aiuto, infatti, potrebbe essere l'elemento che ci è mancato prima e che ci aiuterà ad avere il successo che vogliamo al tentativo successivo. La quarta considerazione che vorrei proporvi riguarda la fonte della nostra felicità. Semplificando molto, possiamo dire che la nostra felicità deriva dall'azione di risolvere problemi molto di più che dal fatto di non avere problemi. Quest'idea è menzionata e supportata da diverse argomentazioni anche nei libri Flow e La Fonte che ho menzionato in alcuni video precedenti. Posto che risolvere problemi con successo ci porta alla felicità, bisogna però precisare che non tutti i problemi che ci accingiamo a risolvere ci portano alla felicità. Al contrario, dobbiamo scegliere i problemi giusti, cioè i problemi il cui processo di soluzione ci appassiona. Certamente il fallimento rappresenta un problema da risolvere, un ostacolo che fino a un certo momento è insormontabile. Posto che la ricerca della felicità è un percorso di crescita personale e forse è il percorso di crescita personale più onnicomprensivo, possiamo affermare che il superamento dell'infelicità data dal fallimento per raggiungere la felicità è un problema che vale la pena risolvere. È importante considerare tutti i problemi, gli ostacoli e le sfide alla luce dei nostri valori. Solo se basiamo il nostro giudizio sui nostri valori possiamo renderci conto se siamo davanti ad un successo oppure a un fallimento. Cercando di tornare un po' di più a livello concreto e all'esempio di prima, può essere che durante la preparazione dell'esame ci siamo ridotti all'ultimo minuto e quindi ci siamo sentiti stressati, in ansia e perciò non siamo riusciti a finire il programma. Di conseguenza non abbiamo passato l'esame, ma forse abbiamo imparato una cosa fondamentale su noi stessi. Abbiamo imparato cioè che il nostro stress non emerge a caso, ma è dovuto al fatto che ci siamo ridotti all'ultimo a studiare. Quindi il percorso di crescita personale per superare un fallimento è un problema da risolvere, un problema molto importante che sia durante il processo sia alla fine ci porta alla felicità. Il quinto spunto di riflessione riguarda il fatto che ciascuno di noi, purtroppo per fortuna, pensa di essere speciale. In realtà ciascuno di noi è speciale in quanto essere umano, vivente e pensante. Quest'idea però ha un risvolto negativo che consiste nel fatto di aver costantemente paura di non essere abbastanza speciale. Guardando a un livello leggermente più profondo, troviamo il nostro ego che lotta per la sopravvivenza. Senza addentrarci troppo nei tecnicismi, possiamo dire che l'ego sostanzialmente crea un'immagine tutta nostra di quello che siamo e fa di tutto per far aderire la nostra vita, la rappresentazione della nostra vita, a quell'immagine. In un certo senso vuol dire che tutti aspiriamo al successo, anche se ne abbiamo definizioni diverse. E l'ego, nel suo istinto di autoconservazione, è consapevole di questo e si sente attaccato da qualunque elemento che possa minare il nostro successo. Di conseguenza, di fronte ad un fallimento, l'ego ci porta ad avere due reazioni. La prima reazione è infelicità e frustrazione per il fatto di non riuscire ad essere meglio degli altri, accompagnato da un tentativo ancora più forte di essere migliore degli altri. La seconda reazione è invece vittimismo, perché l'ego ci dice che a causa della sfortuna di cui siamo vittime non possiamo essere migliori degli altri. Di fronte a un fallimento, quindi, da un lato vogliamo essere migliori degli altri, dall'altro vogliamo essere compatiti. Queste due reazioni hanno un comune denominatore che consiste nel fatto di voler essere speciali e di aver paura di non esserlo abbastanza. Come uscirne? La risposta sta nell'autostima e nella consapevolezza di sé. L'autostima non deve dipendere dai nostri successi, ma deve dipendere dal nostro modo di essere. Si tratta di guardarsi dentro e apprezzare chi siamo indipendentemente dai nostri successi e dai nostri fallimenti. Ed è per questo che mi sento di dire che l'autostima si vede di più nei fallimenti rispetto che nei successi. Perché è facile avere una grande e altissima considerazione di sé quando tutto è rosa e fiori, ma non è altrettanto facile avere la stessa autostima quando le cose vanno male. Quindi un fallimento è una buona occasione per guardarsi dentro, per riflettere, per lavorare sulla propria autostima e per diventare persone più forti e consapevoli di sé. Il sesto spunto che vorrei offrirvi è parte del percorso di crescita personale ed è forse quello che ho trovato più doloroso nella mia esperienza perché richiede una profonda analisi di sé. Come avevamo sottolineato in un altro video, quello sui 6 tipi di intelligenza, le emozioni sono in realtà uno solo dei tanti modi per comprendere la realtà che ci circonda e nonostante ciò sono comunque capaci di determinare in modo preponderante la nostra realtà, il modo in cui ci sentiamo.
nuovo. Per esempio, quando siamo tristi a causa di un fallimento, anche se la logica e l'intuito ci dicono che la vita è bella e meravigliosa e non ha senso essere tristi, quell'emozione, la tristezza, prevale su tutto il resto e ci fa pensare che in realtà la vita sia uno schifo. Il modo per liberarsi dalla schiavitù delle emozioni è guardare dentro se stessi e porsi delle domande. La domanda in realtà è una sola ed è perché. Posso chiedermi, per esempio, perché mi sento depressa e la risposta è perché non ho passato l'esame. E la domanda successiva è perché ritengo che non superare l'esame sia così negativo. La risposta che potrei darmi è perché se non passo gli esami non riuscirò mai a finire l'università. E la domanda successiva è perché è così brutto non finire l'università. E la risposta potrebbe essere perché se non finisco l'università non avrò un buon lavoro. E perché è negativo non avere un buon lavoro? Perché non sarò ricca e perché non avrò uno status sociale? E perché è negativo non essere ricchi e non avere uno status sociale? Perché senza la ricchezza e uno status sociale non varrò nulla. E così via. E queste sono le domande che ci dobbiamo porre rimanendo sul piano delle nostre emozioni e delle nostre convinzioni. Dobbiamo cioè scoprire quali sono le convinzioni che risiedono nella profondità della nostra persona che ci portano ad avere determinate reazioni emotive agli eventi che accadono. E dobbiamo essere sinceri con noi stessi, altrimenti il procedimento non ci porta da nessuna parte. Vi posso garantire che seguendo questo procedimento con onestà si finisce per scoprire cose abbastanza sgradevoli rispetto a se stessi. È molto probabile che scopriamo che in realtà attribuiamo valore a cose che non ammettiamo e che i nostri valori non sono in realtà nobili come crediamo. Scopriremo magari che diamo molta più importanza al denaro, allo status, all'apparenza rispetto a quello che pensiamo. Il punto però di questo esercizio non è quello di distaccarsi dalle cose materiali, di diventare asceti e di avere un animo nobile. Il punto è quello di prendere consapevolezza di chi siamo, di cosa muove le nostre azioni, cosa provoca le nostre emozioni e semplicemente di accettarlo. La consapevolezza dei nostri lati bui mette in prospettiva i nostri fallimenti e ci aiuta a capire davvero cosa succede dentro di noi e perché attribuiamo ad essi così grande importanza. So che quest'ultimo punto è un po' più astratto e complesso rispetto agli altri e non so se la mia spiegazione abbia reso l'idea, ma se volete approfondire l'argomento vi consiglio davvero questo libro Freedom from the Known di Krishnamurti, che come vi ho detto esiste in italiano col titolo Libertà dal conosciuto. In questo libro l'autore, filosofo, pensatore e secondo me grand'uomo ci guida attraverso questa presa di consapevolezza un po' dolorosa e ci aiuta a scavare dentro noi stessi. Cercando quindi di concretizzare quello che abbiamo detto in questo video, imparare dai propri fallimenti e diventare resilienti di fronte alle difficoltà è un'abilità che vale veramente la pena acquisire. Il nostro passato, i nostri fallimenti passati hanno solo in parte a che vedere con quello che accadrà in futuro, ma sicuramente non sono in grado di determinare del tutto il nostro futuro. A determinare il futuro è il presente, è ogni scelta che facciamo oggi, in questo momento, sulla base degli insegnamenti che abbiamo acquisito nel passato. In quest'ottica i fallimenti diventano quindi opportunità per diventare più forti, resilienti e consapevoli di sé. Ecco a voi quindi un altro video del giovedì, o come lo voglio chiamare d'ora in poi, Vessel, che spero vi offra qualche spunto di riflessione in relazione ai fallimenti. Per quanto riguarda il termine Vessel, visto che i video che escono la domenica sono vlog, quindi sono video log, ho pensato di dare anche un nome a questi video del giovedì, giusto per identificarli, e visto che in ciascun video tratto di un argomento specifico e offro alcuni consigli o spunti di riflessione in relazione ad esso e magari porto anche avanti una mia teoria, ho pensato che questi possano essere una sorta di video saggi e quindi video essays, in inglese vessays. In realtà non ho sentito questa espressione da nessun'altra parte, è venuta fuori discutendo col mio fidanzato e che io sappia non è usata, come invece l'espressione vlog che è super diffusa. Quindi ho deciso di farla mia per tutti i video del giovedì che d'ora in poi saranno vessays e sarebbe divertente se diventasse una parola comune in futuro. Voi potreste dire di essere stati i primi a sentirla. Quindi grazie per aver guardato questo Vessel fino alla fine. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete mi piace e lasciatemi un commento per farmi sapere che cosa ne pensate di questo video. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.